Le croci della mostra di Corciano sono prevalentemente croci astili e venivano utilizzate durante le cerimonie religiose. Ed è proprio per questo, probabilmente, che la croce di Castelvieto in passato ha perso delle placchette. E sono stati eseguiti due interventi di restauro in antico che hanno integrato delle parti mancanti. L'intervento di restauro che ho seguito io ha mantenuto queste placchette perché ormai storicizzate e si è basato, ci siamo basati soprattutto sulla pulitura, poiché i pezzi conservati in ambienti umidi erano molto ossidati. Altro mirabile pezzo di oreficeria perugina, che fonde reminiscenze tardogotiche a inflessioni già rinascimentali, aggiornate alla prima cultura bonfigliesca, è la croce a stile di San Francesco. I suoi particolari più belli sono certamente il Cristo Crocifisso e la Santa Maria Maddalena, veri capolavori di arte scultorea. Allo stesso modo, la croce del 1471, realizzata, come mostra il cartiglio, dall'orafo perugino Nicola di Antonio di Francesco per la chiesa di San Bartolomeo di Migiana di Monte Malbe. Tutt'altro clima si respira nel bellissimo reliquiario della Santa Croce eseguito nella bottega di Cesarino del Roscetto. Questo orafo perugino, formatosi nella bottega del Vannucci negli anni in cui l'atelier era frequentato anche dal giovane Raffaello, seppe unire alla solennità classica gli echi più moderni derivanti dal perugino e dal sansovino, apprezzabili soprattutto nella microscultura del Salvatore e nei tanti apparati decorativi che la compongono. Ultima, solo dal punto di vista cronologico, è la croce a stile a bronzo fuso che richiama chiaramente il repertorio manierista di Giulio Danti. Concludiamo questo excursus sul restauro con l'intervento più spettacolare e che certamente ha toccato più da vicino la comunità corcianese. Quello della celebre pala dell'Assunta del Perugino. Per poter procedere al meglio al ripristino, la chiesa madre di Santa Maria Assunta di Corciano è stata privata dal settembre 2003 al febbraio 2004 della sua opera più prestigiosa, da sempre qui esposta alla devozione dei fedeli. Al momento in cui la pala del Perugino è stata tolta dal suo posto per essere restaurata, nella parrocchia, nel paese, c'è stata una certa perplessità, non dico paura, ma così una certa preoccupazione, perché negli anni 30 era stata portata via questa pala per un restauro e tornò al suo posto dopo qualche anno. Questa volta invece è tornata presto, prestissimo, pochi mesi, e è tornata splendente, bella, cioè l'immagine colpisce ancora di più di quanto poteva colpire prima. E in questi mesi la gente moltissima è venuta, i turisti che sono venuti per capire questo grande pittore, ma anche la gente che è venuta per pregare, perché naturalmente il Perugino ha dipinto l'immagine della Madonna, non per dire quanto sono bravo, ma soprattutto per dire venite, preghiamo insieme di fronte a questa immagine. L'opera, da quasi 500 anni, vive nel luogo per il quale è stata realizzata, subendone le sorti e le vicissitudini. Attorno alla metà del 600, in conseguenza dell'ingrandimento dell'abside, la pala venne scomposta e fu necessario realizzare una nuova carpenteria lignea che non includeva i due scomparti di predella raffiguranti l'Annunciazione e la Natività. Sia il dipinto che in particolar modo le due tavolette, estremamente sofferenti, si presentavano oscurati dagli interventi che nel corso dei tempi l'avevano interessati. Una patina li offuscava e li ricopriva, appiattendone la brillantezza della luce e l'acutezza dell'impianto spaziale, mostrando così la composizione in un'unica monodica dimensione. L'opera ha 5 secoli di vita e devo dire che nonostante questo ci è pervenuta in condizioni discretamente buone.
anche se il problema principale era costituito da questa patina scura, grigia o opaca che ricopriva il colore, che aveva indotto tutta la critica precedente ad attribuire il dipinto non al maestro ma a collaborazioni di bottega, a una fase stanca ultima della sua attività, quindi in maniera molto riduttiva. Invece, eliminando appunto questo strato grigiastro per mezzo della pulitura attuale effettuata con questi moderni solvent gel, è riuscita fuori una gamma cromatica e una qualità sia di pittura che di pigmenti assolutamente valida, che fa attribuire invece il dipinto alla mano esclusiva del maestro e con una buona resa, con una buona qualità generale. I colori squillanti citati nel contratto, più belli e preziosi di quelli usati da Raffaello nella pala di Alessandra degli Oddi, oggi in Vaticano, sono tornati a rivivere procurando in noi la stessa emozione provata dagli antichi corcianesi, quando nel luglio del 1513, dopo soli 8 mesi dal contratto di allocazione, il dipinto del Perugino, pronto per la festa patronale dell'Assunta, venne collocato in chiesa e messo alla venerazione di tutti. Lui qui obbedisce, ma forse, dico io, forse anche con un po' di ironia, di soddisfazione, anche perché comunque Raffaello certo fu il suo allievo più famoso e quindi il fatto che gli venga chiesto questo è comunque, per lui fu un onore. È una delle poche opere di Perugino rimasta nel luogo per il quale era stata eseguita. E quindi si può parlare anche di un bene culturale che veramente è stato recuperato nel suo pieno senso, quindi è rimasto per la città e per i discendenti della gente che gliel'aveva commissionato tanti anni fa. E insieme a loro le migliaia di turisti e appassionati che hanno affollato fin dal primo giorno la mostra corcianese. Corciano ha ricevuto un ottimo risultato dalla mostra Perugino di Vinpittore, oltre 10.000 presenze di visitatori e turisti. Questo ci spinge ad impegnarci ulteriormente verso la valorizzazione del nostro patrimonio artistico. La mostra ha ricevuto anche un importante premio, il Premio Bell'Italia 2004, non tanto e non soltanto per la mostra di Perugia e di valorizzazione del maestro, ma quanto per il circuito territoriale che si era creato intorno all'evento. Perugia come Deruta, come Città della Pieve e come Corciano, quindi un'intera area regionale coinvolta intorno a questa manifestazione. È nostra intenzione continuare a tutelare e valorizzare il patrimonio restaurato in occasione di questo evento, conservandolo in un apposito museo diocesano che potrebbe trovare una giusta ubicazione presso il Castello della Pieve del Vescovo. Ci si augura, ringraziando tutti i collaboratori e i sostenitori, che questa possa essere solo la prima di una serie di grandi campagne di restauro che potranno così restituire il patrimonio artistico a Corciano, ai suoi abitanti e ai numerosi visitatori che ogni giorno percorrono le antiche vie del piccolo borgo.